presidente, come cambiano i criteri di assegnazione? Cambiano nel senso che diventano più rigorosi, più rispettosi della onestà delle persone che devono vivere nelle case popolari, più rispettosi dell'equità fra cittadini di ogni origine, mentre oggi c'è una sperequazione a favore di chi, provenendo da altri paesi, non ha il dovere di certificare le proprie condizioni reddituali o patrimoniali, come invece accade per i cittadini italiani, provocando una discriminazione paradossale nei confronti delle persone oneste, per bene, trasparenti, che dichiarano e certificano le proprie condizioni e si ritrovano in fondo alle graduatorie. Vogliamo applicare nuove regole, tra queste regole anche maggiore tutela per chi è vittima di violenze domestiche o per quelli che, subendo delle separazioni e essendo di fatto espropriati della propria casa, non possono avere altri accessi, e oggi sono le cosiddette nuove povertà, anche i genitori separati sono spesso appunto i nuovi poveri. In questo vogliamo proporre alla Giunta e al Consiglio un regolamento nuovo e innovativo che cambia radicalmente la prospettiva e che può diventare un modello nella gestione dei servizi sociali, in particolare nell'assegnazione delle case popolari per tutta l'Italia, oltre che per l'Abruzzo.